Benvenuti nel canale di informazione Punto Ortona. Ospite gradito della nostra emittente Nicola Civitalese, direttore tecnico delle Autolinee Civitalese. Benvenuto Nicola, come va? Buonasera. La sua azienda nasce nel 1946, cosa accadde? Nel 1946 la fondò mio padre, che lui tornava dalla guerra, aveva questo pallino del Pullman. E quindi poi tornando a Ortona proprio durante la guerra andò ad acquistare a Napoli proprio a Forcella un'ambulanza inglese, allora c'era il mercato americano che lasciava in Italia tanti mezzi perché magari c'erano più spese a riportarli in America e potevano aiutare questa ripartenza italiana dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui andò a Napoli, prese questa ambulanza inglese, fece una domanda, quindi approfittando purtroppo della sua invalidità perché aveva perso una gamba in guerra, chiese all'allora sindaco, non ricordo chi fosse, di cominciare un servizio pubblico dalle contrade del sud-ovest, diciamo, da Rogatti, Caldari, tutte queste contrade per portarle a Ortona, e portò questa ambulanza inglese dai fratelli Tortella, che loro erano molto legati, stavano a Frisa, come io sono legato ai figli di Don Michele e Donato Tortella, i famosi fratelli dell'azienda agricola, e loro avevano facevano dei meccanici a Frisa e modificarono questa ambulanza inglese mettendo dei sedili di tavolaccio proprio nell'atrio dell'ambulanza, e cominciò questo servizio di collegamento con le ville e partì. Quindi man mano poi aiutò anche lui, fu un pioniere, penso, del trasporto pubblico nell'ortonese. Si ricorda quando costava il primo biglietto per venire da Rogatti ad Ortona? Ma non lo so, ma penso parliamo di centesimi allora. Ma centesimi che valevano oggi, centesimi di oggi, insomma. Oltre alla funzione del trasporto, l'Autolinee Civitarese aveva anche il compito di trasportare anche gli animali che portavano le massaie di allora al mercato, tipo le galline, sì, i tacchini, sì, e poi a Fondegrande, sì, c'erano chi portava, facevano il formaggio pure le signore, specialmente della contrada Fondegrande, portavano questi canestri che si vedono ancora, adesso è solo folklore della maggiolata, ma mettevano proprio un tovagliolo in testa con questi canestri e portavano la frutta fresca da vendere o il formaggio fresco che avevano fatto. Poi pian piano la sua azienda cresce nel tempo, si attrezza al passo con i tempi. Lei ha anche un pullman restaurato dell'epoca. Come si chiama quel pullman? Sì. Ne abbiamo tre, uno le abbiamo finito, si chiama Tigrotto. E poi stiamo facendo anche rifacendo un 642 proprio di allora, di quei tempi, che sta sulla cartolina di Ortona ancora, del tabaccaio a Porta Caldari. Questo 642, saluti da Ortona, ci capitò perché il fotografo di allora non si accorse, insomma, di fare questa foto e capitò nella cartolina. E poi abbiamo anche un 306, stiamo rifacendo questi mezzi che ci tengono su, è un hobby, però hanno ma un anche problema. Per la storia, perché hanno vorremmo... un problema questi mezzi, non possono trasportare più le persone, così Nicola? Sì, adesso sono mezzi storici, mezzi d'epoca, che per adesso non possono trasportare persone, ma insomma noi ci stiamo dando da fare per far capire allo Stato che anche questo può essere una ripartenza, perché vedete, allora ci fu una ripartenza dopo la Seconda Guerra Mondiale. Io sentivo mio padre, i miei zii, che le difficoltà erano tantissime, ma la burocrazia era zero. Sì. Una decina di anni fa avete messo in atto una corsa Ortona-Chieti via autostrada, compreso l'ospedale, sì, il policlinico di Chieti. Una bella cosa, un servizio efficace e sì, indispensabile per i cittadini dell'Ortonese. Sì, noi non abbiamo tanti servizi pubblici, ma ne abbiamo alcuni strategici, cioè oltre a servire tutte le ville del sud-ovest, perché a nord-ovest c'è la ditta Napoleone, ad est c'è il mare, tanto per farvi avere un'idea di come è spartita, diciamo,
la città nei suoi 58 comuni, per cui noi portiamo tutte queste persone delle ville del sud-ovest ad Ortona, ma non solo, anche a Lanciano abbiamo il collegamento via autostrada, anche con Chieti abbiamo un collegamento via autostrada, grazie al comune di Ortona, che noi facciamo la domanda nel 1985, il comune però riuscì a sensibilizzarsi nel 2003-2004, chiedendo alla regione di avere questa comunicazione con Chieti, vuoi per l'ospedale che è stato centralizzato, vuoi per l'università e per tutte le attività terziarie di cui hanno bisogno gli ortonesi, la provincia, la questura per il passaporto, eccetera. Poi abbiamo anche dei collegamenti operai per la Sevel e da poco abbiamo un collegamento per Roma. Ortona, non so se tutti sanno, è collegata giornalmente Ortona con una corsa appunto giornaliera per Roma Tiburtina, aeroporto di Ciampino, aeroporto di Fiumicino e viceversa. A che ora parte? Tutte le mattine alle 4:20 da Piazza della Vittoria c'è questa corsa che poi fa Pescara, stazione di Chieti Scalo, via autostrada, arriva alle 7:30 a Roma, quindi... Il ritorno da Tiburtina? Il ritorno da Fiumicino a mezzogiorno, 12:30 all'aeroporto di Ciampino e poi Roma Tiburtino alle 13:30. Questa è una corsa giornaliera esclusa la domenica, giusto? No, è una corsa giornaliera, se no si chiamerebbe feriale. È una bella notizia. Eccetto Capodanno e Pasqua, eccetto le festività rosse importanti di calendario. La mobilità urbana ad Ortona come è messa secondo la sua esperienza, Nicola Civitarese? Ma questa città sta raggiungendo una posizione alquanto importante tra il polo pescarese e quello chietino, vuoi per il porto, vuoi per insediamenti industriali, vuoi per l'artigianato, per molte aziende importanti tipo Leni, Lamicoperi, Walter Tosto, eccetera, ma anche per l'ospedale che ho sentito così blaterare da alcuni politici, che dovrebbe riprendere la sua importanza, oltre che una bellissima posizione, sembra una clinica e quindi ha diritto a riprendere la sua importanza di quando è nata negli anni Ottanta. E quindi c'è, secondo me, la città si trova in ritardo sul traffico, cioè una cittadina che si rispetti dovrebbe avere una mobilità più dinamica, mentre ci sono degli orari di criticità nei momenti di punta, specialmente la mattina per le entrate scolastiche oppure per gli uffici pubblici. Lei ha parlato di traffico intasato nelle ore di punta, soprattutto sì, nel mattino, quando c'è il problema degli studenti che vanno a scuola. Sì. Ci sono due problemi, uno Piazza Plebiscito, ora Piazza degli Eroi Canaresi, è stata chiusa al traffico e hanno inaugurato un nuovo terminal al Ciavocco, che sicuramente avrà delle criticità da superare. L'altro problema è su Via della Libertà, ingresso campo sportivo. Stanno facendo dei lavori, ma sembra che proprio il punto più critico, ovvero l'ingresso allo stadio, non viene allargato. Lei che idea ha di questo? Ma noi su questo punto ci lamentiamo da parecchi, noi non solo come azienda Civitarese, ma penso di interpretare il pensiero anche dei colleghi, soprattutto quello di Tua, di Napoleone, eccetera, perché è lì che la mattina si crea questo imbuto. Ora, vedendo questi lavori che si stanno effettuando, pensavamo che il Comune mantenesse la promessa di agevolare l'entrata appunto nello stadio, perché tutti i pullman che arrivano, diciamo, da sud o anche da nord, che fanno la galleria, magari salgono, poi passano al campo sportivo, e perché ci sono le scuole professionali e il liceo classico, e perché devono raggiungere gli altri istituti, lo scientifico, la ragioneria o l'ospedale, e quindi i pullman devono passare per forza lì per lasciare queste persone. È qui che si crea questo imbuto, e con questi marciapiedi nuovi, il cui angolo adesso è molto più a 90 gradi, perché noi ci aspettavamo che tecnicamente tagliassero i marciapiedi preesistenti,
ma invece questi li hanno angolarizzati di più, sono adesso al 90%, per cui un pullman non avrà il suo raggio di curvatura per entrare, l'imbuto aumenta e ci saranno le lamentele. Questo non significa che questo ci può essere una variante in corso d'opera, cioè sì, il comune recepisca questo fatto qua si adegui cercando di allargare almeno di qualche metro proprio quel punto nevralgico. Sì. Nel frattempo però io sono anni personalmente che mi aiutava molto l'ingegner Papa di San Leonardo, che adesso è in pensione ed era il direttore tecnico della ex società dell'ARPA, oggi tua, e noi da allora, io feci capire a lui e lui era d'accordissimo, poi noi inaugurando la linea di Chieti abbiamo fatto sì che la motorizzazione civile ci ha dato l'autorizzazione alla sicurezza nella salita, cioè dall'ospedale a salire a Ortona, prima non si poteva nemmeno salire. Quando noi abbiamo collaudato nel 2005 questa linea, e l'ingegnere della motorizzazione faceva parte nella conferenza dei servizi e ha capito che era una cosa importante. Già da allora noi abbiamo sempre pregato le istituzioni comunali a liberare il passaggio anche in discesa, che non solo in salita, perché Ortona ha questo sfogo naturale, anche perché c'è il polmone di verde, cioè perché passare ripetutamente in mezzo alla città quando i pullman, invece di passare doppiamente, potrebbero risalire da lì ed andare al capolinea o riscendere dal capolinea, evitando anche l'intasamento a Porta Caldari e soprattutto risolvendo anche il problema della Madonna degli Angeli. A Sorrento, ad Ancona, c'è un ascensore che porta direttamente sul mare. Ad Ortona, secondo la sua esperienza, dove potrebbe essere ubicata questo ascensore? Il posto naturale per un costo inferiore, per una praticità, cioè arrivare immediatamente sul mare. Qual è il posto migliore per installare un ascensore? Guardi, per il turismo preferirei magari che ci incontrassimo con un tempo maggiore, ma sempre riguardando la viabilità, ad agevolare la mobilità di Ortona e quindi la viabilità e quindi il movimento anche del turismo, la città è fisicamente, geologicamente costruita per avere almeno, non dico due funicolari perché sono costose e per metterle in sicurezza pure ci vuole un territorio abbastanza incline, ma io risolverei il problema con due semplici ascensori che noi vettori vediamo in tutta Italia o in tutta Europa, tipo il parcheggio di Loreto, dove c'è un ascensore che porta 46 persone in acciaio inox, che potrebbe essere rimesso uno all'orientale, dove c'è la Rosa dei Venti e dove stava la funicolare. Un altro, mi lasci dire, io lo vedrei dal Colle dei Salesiani che scende giù, perché potrebbe eliminare o agevolare il parcheggio del Lido Saraceni. Voi immaginate, Ortona è cortissima, cioè da San Rocco andare ai Salesiani col costume da bagno, premere il bottone dell'ascensore e trovarsi al mare sarebbe in un batter d'occhio. Questo agevolerebbe il turismo, ma anche da un punto di vista di bellezza, cioè voi immaginate che delle famiglie di Lanciano, Pescara, magari verrebbero a Ortona solo per guardare questo panorama, per scendere, perché è proprio la geologia fisica della città che lo porta. Questo non lo può fare Vasto, che si trova lontano dal mare, non lo può fare Francavilla, che si trova lontanissimo, ma noi che stiamo a strapiombo sul mare e sulla pista ciclabile, immaginate voi l'utilità non solo turistica, ma l'utilità sociale. Perché il pescatore di notte non prende più la macchina, prende l'ascensore, va giù e si imbarca in un peschereccio. Oppure noi stiamo parlando, andiamo giù, mentre parliamo ci troviamo giù al porto.
decidiamo di andare a piedi, decidiamo di portare la bicicletta, decidiamo di prendere il treno. Ringraziamo Nicola Civitarese per la sua cortese spiegazione sul futuro della nostra Ortona, su quello che potrebbe accadere sul settore turismo. Tommaso Tucci, Edoardo Di Pierro per Punto Ortona.